loro sono entrati in crisi proprio col cantiere Exo. Se loro non prendevano quel cantiere lì, non avrebbero chiuso. Quello è stato il colpo finale. Abbiamo tirato fuori una citazione di un bel film che è Pulp Fiction, e la citazione è: mi chiamo Beppe e risolvo problemi. È stato sicuramente Expo li ha messi in ginocchio. Sono passati 8 mesi dalla chiusura, ci sono però alcune aziende che non sono state ancora pagate, un paio sono anche fallite. Com'è stato possibile questo? Riesco adesso a rispondere su cose che ormai non gestisco più da mesi, per questo, su questo per cortesia. Va bene tutto, ma se Expo non paga abbiamo finito di vivere. Ci siamo andati molto vicini purtroppo. Il fallimento è legato a quella vicenda oppure? Sì, è legato a quella vicenda. Mm-mm. C'è un credito rilevante, un credito che abbiamo nei confronti dell'Expo, c'è un procedimento penale in corso, quindi non possiamo dire altro. 60 persone che perdono un posto di lavoro è un dramma per la società, quindi cioè, voglio dire, ognuno ha le proprie responsabilità. Presidente, permette una domanda semplice. Ci sono molte aziende del milanese che non sono state pagate per i lavori fatti ad Expo. Ma vabbè, abbiamo fatto una domanda cortese. Non c'è bisogno che mi spinga. Cravatte che avete fatto per Expo, quelle non sono più in vendita? No, non sono mai neanche state in vendita. Praticamente le ha acquistate la Regione Lombardia da omaggiare i vari capi di Stato. Quanti power bank avete fornito per 40.000 euro? Ma guardi, sinceramente non lo so. Comunque facciamo così, al limite può magari mandarci una mail. Sono state saldate subito le cravatte oppure sono stati ritardi? No, tempi concordati, no, a mezzo bonifico è tutto tracciabile. Una piccola precisazione su questo, perché ci sono comunque delle spese che sono state fatte, tipo 40.000 euro in cravatte, le spill, diciamo, per queste aziende si sono trovate. Queste sono comunicazioni, sono spese di comunicazione, abbiamo fatto le cravatte perché. Però sono state saldate queste spese, mentre invece per chi ha partecipato. Io posso continuare a ripetere solo che cosa, ci sono delle transazioni, però lo sapete anche voi, che devono essere regolamentate e devono avere un'approvazione di anticorruzione e avvocatura dello Stato. Questo non l'ho deciso io, ma l'ha deciso il CDA su suggerimento del dottor Cantone. E cosa devo dire? Siamo a Barzana, in provincia di Bergamo. Fino a qualche mese fa, dall'azienda alle mie spalle uscivano una 60ina di operai al giorno. Dopo Expo, come potete vedere, qui non ci lavora più nessuno. Che lavora qui? Stiamo parlando della Tecnochem, una delle aziende che è fallita a causa dei mancati pagamenti di Expo. Abbiamo rintracciato l'ex proprietaria dell'azienda e questo è quello che ci ha raccontato. Si parla sempre di quei 2 milioni che mancano. Esatto, è una presentazione che fin quando eravamo nel concordato, eravamo ancora protagonisti con il liquidatore, mio fratello. Adesso che siamo in fallimento non siamo neanche protagonisti di quel credito lì, ha capito? Cioè, purtroppo l'azienda è fallita, quindi cambiano tutti i parametri. Dopo il fallimento l'azienda ha chiuso oppure in questi giorni sono ancora attivi? L'azienda non produce, perché sì. Poi c'è una linea fino a poco tempo fa, una sola linea. Poi gli operai in effetti non ci sono, non c'è la produzione, in questo momento è ferma, la fabbrica a tutti gli effetti è chiusa. Ma per quando era previsto il pagamento dei materiali che avete fornito? Penso che sia stato maggio, cioè prima della Product Expo, che dopo si è riversato fino giugno-luglio, e noi a luglio eravamo già molto preoccupati perché giustamente abbiamo capito che si era fermata un po' il pagamento. La Tecnochem non è l'unica. A Palazzolo, in provincia di Udine, un'altra azienda non è sopravvissuta ad Expo. È la Stratex.
sono entrato in crisi proprio col cantiere Exo, perché si sono sbilanciati, diciamo, a livello finanziario con la società, perché hanno dovuto acquisire tutti i materiali, le forniture, per portarle su Expo. Quindi fino a quando non vai all'incasso del lavoro che tu hai fatto sui stati di avanzamento, come impresa rimani esposto per milioni di euro. Ma i problemi di Expo, di Maltauro e quant'altro si sono riverberati poi anche su di loro. Alla fine quanti lavoratori sono rimasti a casa? Un'ottantina. Non parliamo di aziende marginali, ma di imprenditori e di operai che hanno messo in piedi il meglio dell'esposizione universale. Noi abbiamo realizzato del tetto in verde degli Emirati Arabi, parte del padiglione del Brasile, parte del Belgio e assieme al consorzio Distretto 33 abbiamo realizzato le opere verdi per il theater. Siamo intervenuti sul padiglione zero, siamo intervenuti sull'Expo Center, siamo intervenuti sul riso e cacao, Stati Uniti, la Germania, la Svizzera, il Cile e anche abbiamo lavorato nell'ambito dell'Open Air Theater. Fatture non pagate a seguito di opere svolte nei tempi e correttamente. Expo, Mantovani e Costruttiva hanno resistito, diciamo, non hanno ritenuto di versare spontaneamente quanto ci aspettavamo versassero. Proprio in questi giorni sta maturando un accordo con Mantovani e Costruttiva per un piano di rientro. L'unico che rimane assente, ahimè, è Expo 2015 SPA, ora in liquidazione. Quando ti vengono a mancare determinati incassi, di cui poi la componente IVA noi l'abbiamo già pagata, per una realtà piccola come la nostra si fa fatica, abbiamo dovuto ricorrere, diciamo, all'istituto banca per, diciamo, compensare questa fase qui, quindi all'indebitamento, al finanziamento e quant'altro, insomma. C'è stata tanta gente, tanti visitatori e quindi tanta enfasi. Cioè uno si aspetta che nelle casse di Expo i soldi ci siano anche per pagare soprattutto i fornitori. Io credo che sia anche un po' una sorta di mancanza di rispetto, no? Il fatto che una società come Expo, dove peraltro insomma adesso abbiamo anche il candidato sindaco a Milano che di fatto è legato a questa figura, non dia risposte, comunque non risponde appunto a Regione Lombardia. E la società Expo cosa risponde a tutte queste accuse? La legge alla fine ci chiede, e ce l'ha chiesto anche il dottor Cantone, prima di chiudere le transazioni, perché si parla di transazioni, quindi non, normalmente non facciamo riferimento a contratti base ma a correzioni del contratto base, è necessario avere questi due pareri. Una tempistica. Deve chiederle. Il presidente Rizzo ha reso noto il fatto che... Questa è solo una goccia di quello che è successo in quel bilancio lì. Qualsiasi azienda si può fare lo stato di bilancio attuale in un secondo, schiacciando un tasto di un computer. Non è normale in un paese normale, un paese democratico, un paese evoluto, che delle aziende devono ricorrere ai tribunali, ma un piccolo imprenditore, una media piccola impresa magari perde magari anche 50, 100, 200 mila euro perché gli costa di più fare una causa, no? E non sa neanche dove, oppure magari fallisce prima. E lei con questi 2 milioni avrebbe chiuso nel 2015 o no? No, ma certo, 2 milioni guardi che noi, sono fatturato è una grande fetta. E abbiamo contattato alcune aziende che non sono state ancora pagate per i lavori che hanno fatto ad Expo. Lei aveva anche la delega, quindi conosce bene un po' la situazione. Com'è possibile organizzare un sistema che fa fare dei lavori che però non vengono pagati ad 8 mesi di distanza? Guarda, dalla chiusura di Expo. Questo, credo ve l'avranno detto, è materia del collegio dei liquidatori. Come sempre, ahimè, purtroppo, su queste grandi vicende si scontrano anche questi temi di Qui non è che parliamo di multinazionali o di aziende giganti che hanno in pancia un flusso di cassa che possono andare avanti per un anno senza essere pagate. Mi è ben chiaro. Bisognava pensarci, non dico prima, però magari... No, perché non puoi pensare prima a queste cose, perché i contenziosi, ad esempio, con i paesi sono contenziosi di carattere autonomo tra alcuni paesi che hanno
commissionato dei lavori e delle aziende che le hanno fatte. E in questo caso il soggetto che deve sbloccare queste partite è il soggetto che ha fatto il paese che ha fatto il padiglione. Beh, però è anche Expo. Per una quota, ma se vai a vedere il complessivo purtroppo di questi, di queste esempio, sofferenze. C'è il tribunale che dice che alcune aziende possono rivolgersi al terzo, che sarebbe certo. Expo, quindi possono comunque rivolgersi al terzo, perché sì. C'è un secondo, il secondo è esattamente il paese che fa. Però aspetta di essere sono pagato da Expo. Sono questioni molto delicate, io spero che si risolvano nel più breve tempo possibile, anzi per come possiamo diamo una mano. Dov'è la macchina? Grazie. Buona giornata. Ciao. Sono tutti solidalmente responsabili, questi terzi pignorati, quindi noi possiamo chiedere l'intera cifra ad ognuno di loro. Avevo già fatto voli pindarici, sognato il blocco dell'albero della vita, no? Bloccare l'albero della vita, bloccare il concerto, bloccare il theater diventa una cosa che noi potremmo fare a garanzia dei nostri pagamenti, però siamo tutta gente che lavora, cioè noi non rubiamo niente, abbiamo lavorato, vogliamo i soldi per cui abbiamo lavorato, punto, chiuso. Dunque, conseguenza, se l'impresa ha cercato di fare il furbo, e con noi questa linea non è passata.